Io dico che è l'ennesima manovra elettorale di Renzi, una campagna elettorale pagata con i soldi pubblici. Perché o si fanno delle misure strutturali su cui noi ci stiamo battendo anche in commissione lavoro e devo dire anche in modo bipartisan, anche chi dovrebbe appoggiare la maggioranza di Renzi in realtà farà battaglia. Bipartisan vuol dire che va bene Sì. al governo e No, all'opposizione. no, no, al Sì. governo no, che va bene una parte di maggioranza e l'opposizione. Ti Vabbè, salvo, non cioè, so se l'hai fatto vuol dire spesso. così a casa, A bipartisan. Renzi non Sì. va bene, a Renzi non va bene. Perché bisogna avere il coraggio di mettere in campo misure strutturali. Noi non è che possiamo andare dai cittadini a dire se mi votate io vi do 80 euro. Perché questo si chiama voto di scambio. Bisogna andare dai cittadini a dire io faccio una misura per andare a coprire le fasce più deboli, innalzo le pensioni minime, vado magari ad abolire quella vergognosa riforma delle pensioni Fornero, vado a dare una risposta a chi non ha potuto entrare all'interno del mondo del lavoro perché il ricambio generazionale è stata bloccata da quell'odiosa riforma. Servono misure strutturali. Se noi pensiamo di portare avanti i governi, dove ad ogni tornata elettorale c'è qualcuno che incomincia a elargire mance, con la scusa, guardate che se non mi rivotate gli 80 euro, i 50 euro non ci saranno più, è una presa in giro. Ma secondo, cosa più grave, che tutto questo avviene in un momento nel quale le altre tasse aumentano. Quindi la verità è che io do 80 euro da una parte, ne prendo 160 dall'altra. Sapete come sono stati finanziati i famosi 80 euro, quelli che sono costati 10 miliardi di euro? Aumentando altri tipi di pressione fiscale. Quali? Ma di tutto, sono ad La tassa esempio. sulla prima casa, che è stata invece tolta. Prego, pardon. Tassa sulla prima casa è No, stata ma tolta. le tasse Perfino sui no, non c'entra rifiuti, nulla, allora. la, Ma la, la tassa sui rifiuti bisogna risolvere sono state tagliate le risorse agli enti locali, quindi là. tutti i servizi locali sono stati aumentati. Basta andare, io penso, da una famiglia normale, non serve il ragioniere generale dello Stato, e chiedere se secondo loro hanno più entrate o hanno più uscite rispetto a qualche anno Vabbè. addietro. Io penso che dal momento. Perché E Toti ha chiudo. tagliato? E chiudo. Dal giorno dopo noi avremo fatto tutti gli errori del mondo, ma dal giorno in cui sono iniziati i governi Monti, Letta e Renzi, è stata il dramma delle famiglie e dei cittadini di Sì, questo vabbè. paese. Dal punto di vista fiscale questo non è Vado un certo. attimo a Cominciato bene. Napoli e arrivo.